Dal raggruppamento dei risultati si evince che la fruibilità del plesso scolastico potrebbe essere immediatamente garantita per i soli aspetti strutturali statici, precludendo l'utilizzo dei laboratori e della palestra nella loro interezza, impedendo la fruizione delle scale di emergenza dei corpi A e C e dei bagni adiacenti alle stesse per ogni livello della struttura. Sono queste le risultanze dei carotaggi svolti nella sede dell'Istituto Tecnico Industriale di Prato Lapedigna, sismicamente vulnerabile. Il responso delle verifiche che è stato consegnato questa mattina negli uffici della provincia dell'Aquila per le opportune determinazioni. Qualche miglioramento è venuto fuori sui laboratori, cioè sarebbero utilizzabili a fronte di interventi localizzati, come per le scale, spiegano gli addetti lavori. Nello specifico è emerso che il corpo del plesso occupato dall'atrio d'ingresso e dalle scale di collegamento verticale risulta interamente utilizzabile. Il corpo adibito ai laboratori presenta solo alcuni elementi secondari rispetto alla gerarchia delle resistenze, non verificati staticamente, ma in posizione random. La parte della palestra presenta criticità statiche diffuse anche su elementi principali rispetto alla gerarchia delle resistenze, criticità localizzate anche per le scale di emergenza. La provincia ha quindi acquisito le risultanze e si pronuncerà nelle prossime ore sulla revoca della DAD. Si ribadisce che l'utilizzabilità del bene è comunque condizionata alla programmazione nel breve periodo di interventi volti all'adeguamento sismico del manufatto, ricordano i tecnici nella relazione.